Lucio, buongiorno, benvenuto a questa 16ª puntata. Oggi, ancora una volta, ti sottopongo il tema pasta. Wow. Senti, questo qua mi è rimasto nella credenza perché il supermercato dove vado non ce l'ha più Barilla. Sì. E adesso io mangio questa schifezza di pasta di grano tenero, sì. Senti, secondo te quale costa di più? Beh, la pasta italiana non può essere che la numero uno, cioè non ho dubbi. Questa mi rimane attaccata alla forchetta e questa no. Ma oggi sviluppiamo proprio questo concetto, no? Esatto. Senti, io oggi vorrei per la prima volta nel mondo spiegare in modo inequivocabile che cavolo significa lo spread. Voi yes. ne parlate continuamente in Italia, c'è il governo, la Germania, l'Europa, quindi spread a tutta mandare. Ma che vuol dire spread? Guarda, secondo me è l'esempio più calzante che si possa fare a innanzitutto partire da questa, dalla sua definizione. Spread significa differenza. Boom. Fatta questa precisazione, facciamo subito un esempio. Immagina di avere due titoli azionari molto famosi, Pepsi Cola e Coca-Cola. Fantastico. Immagina che la Pepsi Cola oggi valga 10 e la Coca-Cola 8. Poi che domani la Pepsi Cola valga 12 e la Coca-Cola valga 10, poi 14 la Pepsi Cola e 12 la Coca-Cola. In sostanza, la differenza è sempre 2. Quindi sostanzialmente tu mi dici: io prendo Pepsi Cola che vale 10, Coca-Cola che vale 8, 10 meno 8, 2. Quindi quando noi guardiamo gli spread sui grafici, stiamo guardando le varie differenze tra, per esempio, Pepsi Cola e Coca-Cola. Esattamente. Ma, e in questo caso c'è un dato bellissimo, secondo me, che bisogna sottolineare. È che nell'esempio che abbiamo evidenziato, la Pepsi Cola vale sempre un po' di più della Coca-Cola. È più forte, e magari osservando l'andamento di questi due grafici si vede che questa forza si mantiene. Però potrebbe succedere qualcosa di molto, ma molto interessante. Che cosa? E cioè che questa differenza di forza si annulla. Cioè immagina di avere un certo momento del mercato in cui la Pepsi Cola vale come la Coca-Cola. Cioè 10-10. 10-10, quindi la differenza è? Zero. Ma questo è un momento saliente, cioè se noi sappiamo che la Coca-Cola è sempre un po' più debole della Pepsi-Cola, nel momento in cui la loro differenza fosse zero, per me è un dato importante. Esatto, cioè, e questa cosa, Max, è molto bella se la spostiamo su quella che è, come si dice, il nostro pane quotidiano, in questo caso pasta quotidiana. Senti, quindi... pasta grano. Prendiamo due future diversi, per esempio prendiamo il grano di Kansas City e il grano di Chicago e possiamo fare lo stesso ragionamento che abbiamo appena fatto con Pepsi Cola e Coca-Cola, giusto? Esatto, due materie prime simili ma comunque materie prime differenti che possiamo mettere in correlazione perché ovviamente sono di per sé due materie prime correlate, entrambi grano, no? Certo. Per cui possiamo costruire questo spread e osservare chi dei due è più forte. Secondo e chi te, è più forte tra Kansas City guarda, e Chicago? Il grano più forte, più apprezzato perché ha più alto contenuto proteico, è il grano di Capacone, cioè il Kansas grano di Kansas City. E questa differenza si assesta, se guardi i grafici, intorno a valori che variano da 10 a 30 centesimi. Cioè, quindi esatto. Diciamo che storicamente io vedrò, come dire, sempre uno spread, cioè una differenza tra questi due grani, dove il vantaggio del Kansas City sul Chicago mi porta sempre a dei numeri positivi. Cioè quel famoso 10 meno 8 fa 2, giusto? Esattamente. Okay. Quindi cosa stiamo dicendo? Che se noi facciamo una valutazione magari di uno spread e aspettiamo un momento in cui questo spread si riduca e si avvicina a zero, questo potrebbe essere un incredibile segnale di entrata in quello spread, giusto? Esattamente. Ma quante ne sai? Esattamente, ovviamente questo segnale di entrata che è forte, ovviamente, deve essere sempre visto a sistema con la stagionalità. Quindi le due cose vanno viste praticamente contestualmente. Quindi tu mi vuoi dire che possiamo cercare, grazie alla statistica, un momento in cui storicamente c'è un andamento, per esempio rialzista, di questo spread tra Kansas City e Chicago, ma aspettare un momento perfetto per entrare quando il loro spread si
Azzera. Questo perché? Addirittura potrebbe anche entrare in area negativa, quindi, cioè avere questo differenziale pari a meno 5, meno 10, meno 12. Cioè questa sarebbe ancora... una condizione esplosiva, cioè ci direbbe, esatto, se arriviamo così sotto le probabilità che di lì spari verso l'alto, perché naturalmente il grande Kansas City vale di più, questo sarebbe un momento di entrata spettacolare. Bene, Manlio, alla prossima. Grazie. Ciao Max. Ciao. Grazie a te.